Se prendiamo posto, iniziamo. Bruno. Sì, spero che sì. Sono, sì. Evviva, i posti avanti si stanno occupando. Bruno ci ha dato il permesso di iniziare. Come è mio solito, cerco di non intrattenere inutilmente le persone che mi stanno di fronte. Ho scritto due righe, ma proprio due. Nulla di cui aver paura o temere. Cominciano così. Benvenuti a tutti. L'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca, insieme a tutti i convenuti, dedicano il tributo di questa sera a Piero Cusato. Non uso la parola a ricordo, perché il ricordo di solito è riferito. Non si sente? Sì, è ritornato, va bene. Non uso la parola a ricordo, perché il ricordo di solito è riferito a persone che non è più con noi, ed invece Piero è qui in mezzo a noi. Ad ognuno di noi, in questo istante, sta comunicando qualcosa. Ai molti qui convenuti non devo essere io a dire cosa ha fatto Piero nel mondo della musica. Viva! Non lo so, va bene. Ai pochi presenti che non hanno mai sentito parlare di lui, dico: la persona che ha lasciato un segno più profondo nel mondo della musica, nata nella Locride, è Piero Paolo Cusato. Per tutti noi Piero Cusato. Possiamo dire, senza offendere nessuno, che se la Locride ha avuto un Mozart, questo per noi porta il suo nome. Vorremmo che questo nome continuasse a creare musica jazz su questo lembo di Magna Grecia e che da qui si continuasse a propagare ovunque vi fosse un orecchio abile all'ascolto. Sul come, quando, dove, troveremo insieme il modo di definirlo. Adesso passo la parola a Tonino Sgambelluri, il quale farà intervenire gli amici musicisti con i quali Piero ha condiviso e spartito spartite musicali. Prego Tonino, a te la parola. Grazie Cosimo, grazie a tutti, vi ringrazio per essere qua e voglio ringraziare in particolare gli amici, i musicisti e gli ex allievi della classe di jazz del Conservatorio di Vibo, che sono venuti da lontano, da Acri, da Cosenza, Catanzaro, Vibo, che poi avremo modo di poter ascoltare qualche cosa da loro. Inizieremo subito con un video che io ho scelto perché è molto profondo. Si intitola Il mio Sud, che è stato registrato a dicembre del 2003 al Teatro d'Italia di Cosenza. Con musiche di Enzo Filippelli, e Piero ha fatto gli arrangiamenti, la voce recitante sarà di Cesare Pitto, poi ci sarà anche Giovanni De Sossi, bassista che purtroppo mi ha telefonato poco fa, ha avuto dei problemi, non so se riuscirà ad arrivare.
ci sarà anche la cantante Rosa Martirano, Carlo Mercuri, sassofonista, che in mezzo a noi poi vedremo di farlo presentare, e ci dovrebbe essere anche Gigi D'Alotta, che tutti conoscono, che nel filmato appunto è alla batteria. Vi auguro buon ascolto. Mio sud, mezzogiorno potente di cicale. Mio sud, inverno caldo come latte. Anime dei migranti vengono la notte a piangere sotto gli olivi. Mio sud, dolore di prima mattina. Raccontami del vento di quest'anno, raccontami del bagno di Gran Turco. Mio sud, mio brigante sanguigno, mio paesano stanco sulla valigia, cane vagabondo, raccontami se tu hai qualche coscienza. Dimmi se arriva dal vicolo un raggio di sole. Succo d'aurora. Calabria, rosa nel bicchiere.
Inviterei adesso Stanislao Giacomo Antonio, il maestro Giacomo, che insegna musica elettronica al Conservatorio di Vibo, e il nipote del fondatore del Conservatorio di Cosenza. Lo inviterei sul palco a spendere qualche episodio, qualche parola su Piero, che lo conosceva molto bene. Buonasera. Tutto così strano, una serata surreale per me, la terza volta che vengo qui. La prima venne con Piero, lo accompagnai, non ricordo perché, comunque fu una passeggiata. E guai a chi gliela toccava, Siderno a Piero. E guai a chi gliela toccava, era attaccatissimo alla Fermatia. Ha girato per le vie del mondo, è stato fatto tante cose, è stato in tanti posti, ma era molto, molto legato a questa terra. E senza tema, senza timore di essere riguardoso e rispettoso, io ci scherzavo sempre con Piero, andavamo d'accordo proprio per questo motivo, ma senza timore di essere riguardoso mi faceva anche tenerezza quando parlavo un po' della sua terra. Diceva: i gelati di Siderno, no, guarda, non se ne trovano da nessuna parte, come li fanno qui? E le ragazze, bellissime. Dove vedi ragazze così belle? Non c'è un posto del mondo dove ci siano ragazze più belle. E sono partito da queste cose, ovviamente possono
come dire, sembrare assolutamente superficiali, ma perché conoscendo Piero, penso che l'ultima cosa che avrebbe voluto è che lo si trasformasse in un santino e che si facesse retorica su di lui. Mi sembra di sentirlo qui vicino che mi dice: ma cerca di facciamo un po' di cabaret, sfruttiamo questa serata per fare un po' di cabaret. Se lui fosse stato qui, penso che avrebbe fatto una cosa simile. Ovviamente mi può capire bene chi si sente? Mi può capire bene, senza timore di fraintendere, solo chi lo ha conosciuto veramente bene. Perché Piero, oscillava fra due poli: il massimo del rigore, il massimo del rigore professionale, non si scherzava con lui, e molti lo temevano, molti alunni lo temevano, molti erano terrorizzati, chissà, e lui in qualche maniera mi faceva notare con affetto la mia eccessiva bontà agli esami, mentre lui era implacabile, era rigidissimo. Perché? Vabbè, il motivo lo sappiamo noi che l'abbiamo conosciuto, perché ci dava l'anima nell'insegnamento, e non c'era una frattura fra l'insegnamento, la vita, la professione, il mestiere, la ricerca, non c'era soluzione di continuità, era sempre lui. E si era creato in quel benedetto conservatorio, dove appunto siamo stati colleghi, ahimè, per poco tempo, si era creato in brevissimo tempo, in pochissime settimane, quando era arrivato, il tempo di farsi conoscere, di mettere sulla classe, di conoscere i ragazzi, gli allievi, di iniziare a fare le lezioni, si era creato un'atmosfera gioiosa, giocosa, bellissima. Era, quelle sue lezioni erano uno spettacolo. Non avevamo le classi vicine, e mi ricordo quando Piero, che ancora non insegnava, prima che prendesse la cattedra di jazz, io insegnavo lì da poco, e parlando sognava di prendere questa classe, e diceva: pensa come sarà bello, cerchiamo di metterci le classi vicine, così poi faremo le cose insieme, poi dopo la lezione andiamo a mangiare. E Piero era questo, non c'era, ripeto, soluzione di continuità. I suoi allievi lo adoravano, e agli esami lo temevano tantissimo, perché per quanto era generoso nello svelarsi tutto, non aveva segreti nell'insegnamento, mica se le teneva per sé le conoscenze. Per quanto era generoso, appassionato, era molto rigoroso e pretendeva agli esami, e su questo penso che nessuno possa contraddirmi. E queste lezioni, cioè, voglio dire, in pochissime settimane aveva un po' rivoluzionato l'atmosfera un po' ingessata dell'Accademia. Il conservatorio è un'accademia, c'è questa... c'è un po' di c'è il clima che, insomma, almeno c'era di più in passato, c'è quel clima un po' formale che si respira nelle accademie. E Piero questa cosa l'aveva fatta saltare in aria, se l'ha fatto amico tutti gli volevano bene, anche i detrattori, perché attenzione, qui parliamo di, e qui voglio dire una cosa, apro una piccola parentesi: il rischio in queste circostanze, in queste occasioni, è che si scivoli, è chiaro, nella retorica, è facile farne il santino, e lo ripeto, era l'ultima cosa che avrebbe voluto Piero. Però c'è un problema, cioè, quando si parla di un personaggio come lui, perché era un personaggio, è difficile, pur dicendo la verità, e la verità la conosce chi lo ha conosciuto bene, pur dicendo la verità, si ha quasi, chi ascolta ha quasi l'impressione che appunto se ne sta facendo un santino. Cioè, voglio dire, se io dico, io sono un musicista, e se dico che c'era del genio in lui, era un musicista di genio,
insomma, chi lo ha conosciuto, musicisti e non musicisti, insomma, non possono chiedermi ragione, quindi non sto facendo nessuna retorica, sto dicendo la verità, ma altrimenti non si potrebbe fare, prima di venire qui, mi stavo preparando perché io vengo da Cosenza, ho ricevuto una telefonata, mi comunicano che è morto un mio parente lontano, ma molto caro. E per tutto il viaggio ho ragionato su quanto sia beffarda un po' la sorte, il destino. Questo parente mio è morto in tarda età, aveva 85 anni, e come quello scienziato Hawking aveva la stessa malattia, sarebbe dovuto morire da giovane, perché questa malattia invalidante, progressiva, lo avrebbe portato alla morte, avrebbe dovuto portarla alla morte giovanissima, invece è campato una vita, ovviamente bloccato, paralizzato, ma non lesinando sorrisi e aiuti a chi che sia, a chiunque, quindi una vita densa. Però io ragionavo proprio su questa cosa, ma guardo un po', questo parente mio è stato paralizzato, è stato condannato a vivere paralizzato su una sedia per tutta la vita, quindi forse, non lo so, magari è un pensiero cattivo, assurdo, crudele, forse era meglio se se ne andava prima, da giovane. E Piero Cusato, che era nel pieno delle forze, della vitalità, era un vulcano di vita, questo aspetto poi lo voglio sottolineare, invece è stato strappato prematuramente, e pensavo a questa cosa, no? Perché inevitabilmente ti vengono queste riflessioni. È un po' per farda la sorte, è vero, a volte sembra che si divertano, non so perché. Però io credo, per quel poco che l'ho conosciuto, perché se c'è una cosa di cui mi pento è di non aver sfruttato fino in fondo questa bellissima possibilità. Un po' preso dalle mie cose, un po' preso alla vita, anche lui preso alla sua vita, ovviamente. Io ricordo un episodio un po' spiacevole, ma sono gli incidenti di percorso, sono i fraintendimenti. Lui si era sposato, io andai a casa sua e c'era la moglie che conobbi, persona squisita, persona molto per bene. Io scherzavo, come era nello stile di Piero, perché ero abituato a scherzare con lui, ero abituato sempre a scherzare, e mi lamentavo, dicevo, ma da quando ti sei sposato sei tutto casa, insomma, ti dedichi solo a tua moglie, stai solo in casa, mai una pizza, ma era evidente che fosse uno scherzo. E la moglie si inquietò tantissimo, ma come, vieni qui in casa mia a dirmi queste cose? Fu un piccolo incidente. Piero rimase così. Poi mi ringraziò, mi chiamò, ho detto, mo mi fa un cazziatone Piero, mo mi fa il cazziatone. Invece no, mi ringraziò perché ti ringrazio perché intanto hai detto la verità, insomma, hai detto la verità, sto in casa. Quindi hai certificato, hai rinforzato questa cosa che comunque mi sono sposato e non ce n'è più per il mondo, il 90% del mio tempo lo dedico alla famiglia. Piccolo aneddoto, diciamo. Posso raccontare piccole cose, posso raccontare quando eravamo in macchina e ci hanno fermato, eravamo arrivati all'area di servizio, e quando si arriva all'area di servizio istintivamente ci si toglie le cinture, in quel momento alzano la palette i poliziotti, apriti cielo, non ci fanno la multa, mi fanno la multa, vanno a tutte e due, insomma. E allora i poliziotti, insomma, lui apre il finestrino. E lì comincia uno show, comincia un cabaret, perché io in simultanea abbiamo detto due cose completamente diverse, cioè lui sosteneva, giurava e spergiurava che di non essersi tolto la cintura, e io sostenevo che invece no, sì, ce la siamo tolta, ma lo capiscono i poliziotti, Piero, dai, eravamo arrivati qui, o te la togli 5 secondi prima, o te la togli quando il motore è fermo, capiranno, figurati, sono persone flessibili, intelligenti, ma tu che idea c'hai della polizia? No, ma io giuro su Dio che non me la sono tolta. Un cabaret, una cosa che i poliziotti si sono messi a ridere, poi ci hanno chiesto, ma voi che mestiere fate? Siamo musicisti, massimo rispetto per la musica, è stato un piacere conoscere. Piccole cose, piccole stupidaggini, ma che contribuiscono a delineare un po' un quadro di Piero, di questo personaggio, perché ripeto, la cosa che mi affascinava di Piero Cusato è che suscitava invidia in molte persone,
Piero aveva anche dei detrattori, invidiosi, ovviamente. Insomma, era invidiato Piero, chi è bravo è molto invidiato, chi è un genio, insomma, chi è geniale viene invidiato, ovviamente. Ma lui aveva il potere poi di suscitare simpatia anche nei detrattori. E mi è capitato di conoscere qualcuno di questi detrattori, parlarci, e poi dopo un po' di tempo scoprire che anche il detrattore, il più invidioso, poi era stato conquistato dalla simpatia e dal carisma di Piero. Quindi c'erano degli aspetti anche contrastati, perché Piero era, per certi versi, aveva anche le sue spigolosità, aveva, insomma, era una persona di carattere, e mica te lo, come dire, e mica te lo gestivi facilmente un Piero Cusato, non era persona che si potesse gestire facilmente, e sicuramente difendeva con le unghie, con i denti, quello che gli stava più a cuore, e non sopportava nella retorica nei torti e nelle ingiustizie. Questo è poco ma sicuro, e di episodi, di immagini, di ricordi ce n'ho tanti. Ma ripeto, la cosa che mi impressionava di quest'uomo era, e dico, ma insomma, ma quante cacchie di vita hai vissuto, dai racconti che faceva, da tutte le cose che mi raccontava, che erano vere, perché insomma non. Io facendo due conti ho detto, ma lui dovrebbe avere dai 120 ai 150 anni, perché ha fatto questo, ha fatto quest'altro. Era eclettico, era poliedrico, aveva fatto ricerche con Pinto, era stato al Polo Nord o al Polo Sud, non ricordo, Polo Nord credo. E aveva interessi, più svariati interessi. E anche nella musica, non era solo un jazzista, era un profondo conoscitore della musica elettronica, ha insegnato musica elettronica per un anno a Cosenza, strappando il posto a un altro che veniva da Roma, allo straniero, e poi ha cominciato a insegnare jazz, al Politecnico, non ricordo più la quantità di corsi diversi, tutti diversi fra di loro, è difficile, fece. Poi andammo a insegnare a Messina, all'università, i corsi della SIS, quelli dell'abilitazione, e mi ricordo che lui mi disse, c'erano due corsi, informatica musicale e musica elettronica. Ci siamo guardati, Piero dice, che puoi insegnare tu? Ha detto, no, ma fai tu, ci mancherebbe. No, ma dai, decidi tu, tanto uno vale l'altro. Ma come uno vale l'altro? Dimmi tu, insomma. Ha detto, no, ma fai tu, vabbè, io forse informatica musica, vabbè, mi prendo musica elettronica. Non c'è problema. Questo che cosa significa? Che fosse così? Che prendesse le cose alla leggera, e no, e Piero studiava, era un genio ma studiava, Piero si impegnava, era una persona seria, perseguiva in maniera feroce i suoi obiettivi, cose che io purtroppo non ho mai fatto, in questo ho avuto molto da imparare da lui. E aggiungo altre due cose, chiudo per non tediare nessuno, ma sono le cose che mi sono rimaste di Piero e che mi hanno arricchito. Come non c'era soluzione di continuità tra la vita, il mestiere, la professione, la ricerca, la musica, la gioia della convivialità, era goliardico, amava la goliardia, amava il buon cibo, amava lo stare insieme, ma ripeto, si passava da una situazione all'altra con una fluidità estrema nel rigore professionale che aveva. Quindi come c'era questa fluidità nel passaggio tra queste varie dimensioni della sua vita, come se fosse un unico grande affresco, insomma, questa cosa ce l'aveva anche nell'approccio alle discipline, alla musica. Ora, di solito le persone, con tutte le sfumature di grigio che ci sono fra due estremi, si dividono in due grandi tipologie, i teorici e i pratici. Ripeto, ci sono moltissime sfumature di grigio fra queste due grandi categorie. Lui non se lo poneva proprio il problema, lui affrontava la teoria, gli aspetti teorici, scientifici, accademici, con la stessa gioia e con lo stesso piacere con cui affrontava le cose pratiche, quindi l'attività di esecutore, la musica fatta sul serio, fatta veramente suonata. Che dire, ciao Piero, ti vogliamo bene, scusate la non verità. Va bene così.
questa serata, come potete capire, è piacevole proprio così, cioè a dirla con la frase che mi viene più facile, al naturale, cioè senza una scaletta inchiodata ed avvitata. Perché è bella così? Perché è così che si riesce a guardare l'interezza della persona di cui stiamo parlando. E non poteva essere che così. Anche quando parliamo di un fatto, diciamo, che è spinoso come la morte, beh, guardiamola con un occhio, diciamo, meno pessimista. Poi in fondo, che cos'è questo trapasso? Mica lo sappiamo bene. È una riflessione che ci tocca fare. Ho detto prima, Piero è in mezzo a noi e lo penso davvero. Quindi va bene così come sta avvenendo. Tonino, di nuovo a te. Allora, doveva esserci l'intervento di Giovanni De Sossi, il bassista. Purtroppo mi ha chiamato poco fa che ha avuto un piccolo incidente e non ce la fa venire. Avevo invitato anche Rosa Martirano, grande cantante sia lirica che jazzista. L'abbiamo vista prima nel video. Lei ci scusa, però ci ha mandato un video messaggio corto, appunto per revocare appunto che era Piero. Buonasera, sono Rosa Martirano. Volevo innanzitutto ringraziare il maestro Torino Scandelluri per avermi invitato a questo evento in onore di Piero Cusato e ringraziare anche gli organizzatori. Non potendo essere purtroppo questa sera con voi, ho pensato di realizzare questo video innanzitutto per salutarvi, salutare tutti gli amici, i centristi e i parenti di Piero. E per dirvi qualcosa di lui, sulla mia esperienza anche un po' con lui. Con Piero abbiamo collaborato per alcuni anni, quando appunto eravamo insieme, proprio nel primo quarto. Abbiamo realizzato un disco insieme e anche molti vari. Ricordi sono tanti, ci siamo divertiti tantissimo, sia durante le prove, durante i concerti, anche dopo. Era molto molto ironico, simpaticissimo, come molti di voi sanno. Però vorrei soffermarmi su alcune cose che mi hanno colpito moltissimo quando ho conosciuto Piero, quando io ancora non conoscevo bene tutte le sue particolarità e anche il grandissimo talento. Cioè, lo conoscevo ma non sapevo fino in fondo che cosa era capace di fare. Beh, voglio raccontarvi alcune cose, brevemente. Ricordo che una volta, proprio tra le prime prove, mi portavo un brano che mi piaceva moltissimo, era abbastanza complesso, mi chiesi se potevamo arrangiarlo insieme per il nostro quartetto, e lui si mise ad ascoltarlo, prese carta e penna, e ascoltando il brano lo trascrisse con una facilità. Era un brano veramente complesso armonicamente. Alla fine del brano, dell'ascolto, il brano era già trascritto, mi rimasi un po' così interdetta, ma ancora di più una volta stavo registrando, ricordo, un pezzo di José Feliciano che si chiamava Angela, e per il disco appunto, lì così gli fanno un arrangiamento latino.
e a un certo punto c'era questo solo di piano che lui doveva registrare. Avevamo in studio e lui cominciò a fare questo solo che era tecnicamente veramente complesso, ma di una bellezza, lo fece tutto di getto, tutto di così, insieme. Io veramente, anche lui rimasi colpitissima, lui insomma rimise indietro, no? La traccia, dove ascoltarmi, disse no, è troppo. Qualcuno potrebbe pensare che è costruito questo assolo, perché lo cancella. Lo cancella e lo fece di nuovo. E disse, questo qui, questo va bene. Cioè, chiunque avrebbe tenuto quell'assolo, ero presente io, lo fece con un slancio, una leggerezza. Era straordinario. Intanto lui non ci pensi due volte a cancellarlo, perché secondo lui poteva dare, no, adito a pensieri, no? Se l'ho costruito in studio, ma io gli dissi, guarda, che tu queste cose le fai dal vivo, non c'è nessuno che potrebbe pensare questo, però era anche un modo per lui, per poter permetterselo lui, forse non ne conosco molti. Anche per fare una battuta e per essere così simpatico, cancellare un solo straordinario e rifarne un altro con caratteristiche diverse ma ineccepibile, meraviglioso, interpretato, e insomma era veramente strabiliante. E ancora adesso mi capita che qualcuno mi scriva su Messenger per chiedermi, ho ascoltato il brano del suo disco, ma il pianista mi chiede di lui, e quindi io poi ovviamente devo dire che non è qui con noi, però la sua presenza comunque è molto forte, e penso che musicalmente sia uno dei geni della nostra terra, e quindi per questo, per la sua, il suo grandissimo talento, la sua ironia, la sua intelligenza, la sua classe, il suo stile, il gusto è inevitabile veramente. Lascia veramente un vuoto, perché lui era unico, quindi nessuno può avvicinarsi a quello che era lui, perché era veramente un uomo speciale, un uomo speciale. Questo mi ricordo quello che volevo trasmettervi e dirvi questa sera, e volevo salutarlo. Ciao Piero, sicuramente è lì, è con voi, è qui con voi. Ancora grata per chi mi ha chiesto questo piccolo ricordo, intervento. Io saluto tutti quanti voi e vi auguro un buon proseguimento nel ricordare questo grande artista della nostra terra. Ciao a tutti. Rosa Martirano ha partecipato nel 2011 ad un concerto nell'ambito del Festival Jazz di Roccella, che è stato eseguito qua a Siverno, e ha partecipato appunto a questo concerto dedicato a Piero l'anno successivo alla sua morte. E vorrei adesso invitare il direttore artistico del Roccella Jazz Festival, il professore Staiano, a spendere due parole su Piero. Buonasera a tutti, ringrazio Tonino per avermi invitato e lo ringrazio anche per aver ricordato quel bel concerto che abbiamo organizzato a Siderno 10 anni fa, prossimo settembre, agosto, sì, era agosto. È stato un concerto particolare perché è coinciso con il cinquantennale di un altro sedernese illustre che si chiama Scott Lafar. Tonino lo conosce, qualcuno di voi lo conoscerà,
era un contrabbassista italo-americano, i cui nonni erano originari di Siderno, sono partiti alla fine dell'Ottocento, sono emigrati negli Stati Uniti e poi è nato sto ragazzo prodigio, anche il papà era un grande musicista. Quindi è stato lo stesso anno, quindi sono tanti i personaggi che Siderno può ricordare, grandi musicisti, e Piero è stato questo. Io sono contento che c'è tanta gente stasera, perché mentre venivo dall'Occella, io ero all'Occella, mi sono chiesto chissà se ci sarà gente, vedo che c'è molta gente, questo è molto bello perché Piero merita un grande ricordo. Io non vedo un comune amico che sicuramente avrà avuto Evro bene, per questo motivo non è qua, che è Renato Riccio. C'è Contonino, è un altro che mi piace ricordare perché non è più con noi, mi muore in mano. Vero, c'eravamo molto amici, abbiamo fatto un sacco di cose. Facevamo il festival insieme in un periodo in cui il festival era diverso, era più bello, era più ricco, era più... Ma non perché venivano musicisti più famosi di quelli che vengono adesso, il programma più o meno è sempre lo stesso, ma perché c'era questa ricchezza di persone che stavano insieme, che lavoravano. E la cosa più bella era lo Ionic Ensemble, perché era una cosa dal punto di vista musicale gestita da Piero, vedo Bruno Geronese che è qua con noi pure, quindi è stata un'esperienza importante e Piero ha dato un grande contributo. Io non voglio parlare di altre cose perché c'è stata Mortirano prima, ci saranno altri, ho visto la scaletta pubblicata da Tonino, quindi non credo che io possa aggiungere cose a quanto è stato detto finora, ma un aspetto mi piacerebbe sottolinearlo. Io credo che Piero vada ricordato soprattutto valorizzando le cose che ha fatto e che esistono e che sono conservate dai parenti sicuramente. Credo che sia questo un aspetto molto importante, perché così potremo riascoltare quelle belle cose che lui ha pensato, i progetti che lui ha concepito, che ci faranno ancora sorridere. Scusate l'emozione. Grazie professor Stagnano. Allora, io poi all'ultimo, se c'è tempo, vorrei raccontare un episodio che è successo a me poi con Piero il primo giorno che allora lo racconto adesso. Io vengo dal conservatorio di Reggio, sono un clarinettista e di musica classica, e per tanto tempo Piero mi martellava: iscriviti alla classe di jazz, io non ho tempo. Alla fine mi sono fatto convincere. Bene, è chiaro che per entrare in conservatorio si devono fare primi esami attitudinali, tutta questa roba qua. Il primo giorno di lezione, vi prometto questo, che il mio strumento, il clarinetto, allora, adesso c'è un altro ordinamento, prevedeva 7 anni di studio, come legni, giattoni 6 anni, eccetera, eccetera, pianoforte 10 anni, chitarra, eccetera, eccetera, 7 anni di studio. Lui mi dice, adesso sei nella classe di jazz, dimentica tutto quello che hai imparato in conservatorio. Immagino, cioè, capirete, no? Il mio stupore, cioè io ho studiato una vita, devo dimenticare tutto. E però avevo ragione, perché non è che ho messo da parte quello che ho studiato, ho fatto tesoro di quello che ho studiato, però perché il jazz è tutt'altra cosa della musica impostata. E ho visto un nuovo mondo, ho imparato tante cose che purtroppo devo ancora imparare altre cose. Ho imparato a fare le registrazioni, lui è stato, che ne parleremo adesso, il pioniere del protocollo MIDI. E addirittura preparava, non so se avete presente, le tastiere Roland, Yamaha, lui preparava, vedete che sono quei demo presentati, è roba sua, che la Yamaha appunto li commissionava a lui.
non vi voglio dilungare, poi magari ne parlerò più tardi. Vorrei chiamare adesso il sassofonista che abbiamo sentito prima in quel video, e il flautista Carlo Mercuri. Due parole strette strette. Due parole, eh. Viene da Cosenza il maestro Mercuri. Antonello viene da Messina. Buonasera. Io volevo riallacciarmi più che altro al video che avete appena visto, che diverse volte l'ho visto, però questa volta mi sono emozionato, perché quasi sempre l'ho visto da solo. Adesso assieme a voi mi ha toccato più del dovuto. Quel video era dedicato ad Enzo Filippelli e a Franco Costabile. Tutto questo racchiude anche la nostra calabresità, cioè la genialità, perché io ero amico di Enzo Filippelli, tramite lui ho conosciuto Piero. Enzo Filippelli si ispirava alle poesie di Franco Costabile, che era un poeta di San Biase della Mezza Terra. E quella è stata l'opportunità, quando purtroppo se n'è andato, ci ha lasciato Enzo, di commemorarlo, di fare un tributo tramite questo concerto che avete appena visto, dove hanno partecipato, c'era Rosa Mazzurano, Giovanni De Sossi, c'era addirittura Marco Rinalduzzi, il chitarrista. C'ho tanti ricordi, però io volevo sottolineare appunto che non è solo il genio della Locride, perché qui stiamo parlando di tre geni nella composizione, a mio avviso Enzo Filippelli, nella poesia Franco Costabile e nella genialità dell'esecuzione, del pianismo, di tutto ciò che guarda l'elettronica. Mi fermo qua perché poi potrei continuare con l'antropologia, l'astrologia, tanti aspetti che ho conosciuto attraverso Piero circa 20 anni in cui abbiamo vissuto il quotidiano. Io con Piero ho avuto l'opportunità con Bruno Geronesi di partecipare alla trasmissione RAI, con Piero ho avuto l'opportunità di andare oltre Italia, suonare a Montreal, al Teatro di Céline Dion, a Chicago. Per cui è stato un onore per me sempre suonare con un genio della musica. Ma quello che mi ha colpito di più è l'altro aspetto di Piero Cusano. C'era una sorta di complicità con lui, ci divertivamo. Io, quando lui, il corso jazz a Cosenza c'era 20 anni prima che fosse istituito a Vibo, io non ho mai frequentato il corso jazz. Quando Piero venne a Vibo, mi chiamò e dice: noi domani andiamo con Damiano a Vibo, che io sono, mi hanno nominato come direttore. Mi sono iscritto al corso con Piero e sono stati anni bellissimi. Ricordavo prima con Mimmo, aspettavamo il sabato pomeriggio, aspettavamo Mimmo che aveva avuto un incarico a Cosenza per andare a mangiare, a raccontare barzellette, a stare bene insieme, a fare scherzi ad altri amici, come un nuovo arrivato, subito Piero o Mimmo si inventava lo scherzo. Per cui il ricordo che ho di Piero è in primis come dal punto di vista umano, perché a me ha dato tantissimo, ma veramente tanto, e mi manca sotto questo aspetto. Sotto l'aspetto musicale è presente ancora con me, perché io apro il computer, suono, qualsiasi cosa che faccio penso cosa lui mi direbbe o come magari un suggerimento, per cui sotto quell'aspetto è presente. A me manca proprio l'uomo, il Piero Cusano, che purtroppo non c'è più. Grazie. Grazie Carlo. Allora, prima di passare a un altro filmato che a cui ci tengo tantissimo, vorrei invitare anche Veronica, chitarrista, e con lei abbiamo fatto esami
di ammissione alla classe di jazz insieme e abbiamo finito poi con conseguire la laurea insieme. Buonasera a tutti. Ringrazio tanto Tonino Sgambelluri per aver organizzato, per essere stato l'associazione chiaramente, per essere stato fautore di questa serata in ricordo di Piero. In realtà io sento Piero e penso che, vedendovi tanti numerosi, diciamo lui è presente in ognuno di noi stasera, è presente per quello che ha dato ad ognuno di noi, e questo che lui ha dato, diciamo, è qualcosa che non si esaurisce ma cresce nel tempo. Io sono avuto la fortuna di essere stata sua allieva a Bibbo e tra l'altro non sono calabrese, ero arrivata da poco per un insegnamento, per una supplenza, sono campana. E quindi soffrivo molto, diciamo, la solitudine anche, e un po' io mi porto, diciamo, questa solarità della mia terra, questo senso della festa, questo senso dell'aggregazione. Venivo anche io, come qualcuno, come anche altri hanno detto, diciamo, dal mondo accademico. E quindi poi l'incontro con Piero è stato proprio questo anche riconquistare l'aspetto dell'umanità, l'aspetto della relazione e l'aspetto anche di andare oltre gli schemi e di questo senso di aggregazione che mi apparteneva, perché Piero è grande, era un grande ed è un grande. Io non voglio usare il termine passato, uso il termine presente, perché per me lui è vivo e continua, diciamo, i suoi insegnamenti continuano a lasciare andare nel tempo. È come un seme che mano a mano cresce e dà i frutti, e quando dà i frutti non lo dà, diciamo, in un tempo preordinato, in un tempo prestabilito, ma è in un tempo che può essere anche lungo, quindi penso che ognuno di noi continuerà a dare i suoi frutti. E la sua genialità era nella semplicità, ma era soprattutto nel suo modo di pensare. Lui diceva sempre che un musicista è grande se è grande il suo modo di pensare, se va oltre gli schemi. E quello che ho trovato con lui è stato proprio questo, cioè questo andare oltre gli schemi, rompere le barriere, come diceva anche il maestro Giacomo Antonio, dell'accademismo, rompere le barriere della formalità. Cioè lui non era il maestro, io avevo difficoltà a chiamarlo Piero, zio Piero, avevo difficoltà, però lui aveva capito come fosse importante per poter praticare questo linguaggio, questa musica che è il jazz, che sembra così strana, ma dov'è il jazz? In realtà il jazz è un linguaggio, quindi per poter entrare in questo linguaggio dovevamo abbattere le barriere, dovevamo abbattere l'accademismo, dovevamo abbattere la formalità, il senso del giudizio, riuscire a esprimere qualcosa qualcosa di creativo. Per essere creativi bisogna uscire dal senso del giudizio, quindi questo diciamo ribaltare un po' quelli che erano i canoni che avevamo appreso noi che venivamo tutti quanti dall'accademismo, e questo poi ritrovarsi insieme nella comunità, nella collettività. Noi eravamo la comunità del jazz, cioè la nostra classe era una classe particolare all'interno del conservatorio, perché lui aveva capito l'importanza che per poter creare musica insieme, cioè per poter fare interplay, dovevamo comunicare tra di noi. Ma il jazz non è solo quando si suona, il jazz è anche a tavola, il jazz è uno stile di vita, un modo di pensare. E lui questo ce l'ha trasmesso perché il suo pensiero era avanti nel tempo, talmente avanti che noi allora, io stessa non riuscivo a capirlo, perché io ero imbracata nel cercare di capire le scale, ma quale scala devo usare, ma quale cosa devo mettere, quale... Invece lui, che chiaramente era oltre, sorrideva rispetto a queste cose che chiaramente noi chiedevamo, perché è chiaro che è importante apprendere, è importante, però lui diceva prima, tu sperimenta e poi ti spiega, cioè tu sperimenta, lanciati, impara, pratica, un po' come l'inglese, no? Pratica questo stile di vita, buttati dentro e poi mano a mano ti spiegherai tante cose, non andare sempre di testa, non andare sempre cervello. E quindi io per questo e per la valorizzazione poi delle relazioni, noi siamo qui oggi, Tonino ci ha chiamato, siamo ritornati tutti, io rivedendo, diciamo, i miei compagni è come se fosse ieri, cioè per noi abbiamo creato dei rapporti così solidali nel tempo, che vanno oltre il tempo, che rompono le barriere del tempo. Quindi io ringrazio tantissimo questa grande opportunità che ho avuto in Calabria di incontrare il maestro Piero Cusato. Scusate l'emozione, che mi ha dato veramente tanto, mi continua a dare tanto, e non solo musicalmente ma anche umanamente, in un momento anche che abbiamo vissuto
questo che abbiamo vissuto il Covid. Io ancora di più apprezzo e ricordo moltissimo il valorizzare, il suo valorizzare le nostre relazioni, il nostro stare insieme, il nostro stare bene insieme, il nostro creare musica insieme, il nostro creare insieme. Questo senso dell'insieme, ricordo a casa mia tante volte abbiamo anche, oltre a pranzo eccetera, a volte ho anche organizzato a casa mia, avevo una casa piccolissima di 60 metri quadri e mi ricordo che avevo diverse volte ho organizzato, diciamo, dei pranzi dopo tra la pausa della mattina e del pomeriggio. Ricordo questo senso di convivialità e ricordo proprio con grande affetto tutto quello che lui mi ha insegnato per la musica, per la vita e soprattutto la libertà nel modo di pensare. Grazie Piero, grazie. Allora, il video che ci sarà adesso è un video particolare, è stato realizzato dal nipote di Piero, il figlio di Domenico, Antonio, è realizzato sulla base di un MIDI che Piero aveva fatto. Il brano si intitola Sambando. È un brano difficilissimo, molto difficile, pianisticamente parlando. Allora, Antonio ha fatto questo esperimento, ha aggiunto dal vivo, sulla base di Piero, la chitarra di Antonio, il basso di Giovanni De Sossi e la batteria Vittorino Naso, che è il direttore del Conservatorio di Vibo, che si scusa, che non è potuto venire appunto perché sta facendo una serie di concerti. Volevo parlare di Sambando. Sambando, dicevo, è un brano molto difficile. Una cosa, una caratteristica di Piero, lui non scriveva partiture, faceva delle bozze solo per inviarle alla SIA e depositarle. Lui registrava, sempre in sala di registrazione, perché era tutto audio. L'unica partitura che Piero ha scritto per la Ionica Ensemble, che ha citato prima il professore Staiano, è Noemi, un brano difficilissimo, che l'università ha voluto studiare ma parecchie volte. Sambando l'abbiamo anche presentato proprio l'anno dopo a Siderno nell'ambito del Festival Jazz e purtroppo lo devo dire, mi dovete perdonare, ho dovuto faticare tantissimo per poter tirare fuori, ascoltando il brano, per poter tirare fuori la partitura dell'Utah Orchestra, e vi assicuro che è stata una cosa pazzesca. Ho avuto dei musicisti molto bravi, un pianista molto bravo, Francesco Scaramozzino, jazzista, che purtroppo nemmeno lui è potuto venire, ed è riuscito, insomma, a dare quello che avrebbe potuto dare dal vivo Piero. Che dire altro? Niente, vi faccio ascoltare il brano. Thank you.
video finisce qua, però è su YouTube per chi lo volesse ascoltare, ma ci sono diversi brani di Piero su YouTube. Volevo invitare adesso, prima di un altro intervento, Flavio Nicotera, sassofonista e allievo come me alla classe di jazz. Due parole strette. Non breve, semi breve. Ok, buonasera a tutti, io sono Flavio Nicotera, sono un discepolo di Piero. E vabbè, è inutile a dire, l'emozione è tantissima. Grazie a Tonino, a tutti voi che avete partecipato, soprattutto anche un ringraziamento particolare anche a Domenico, che lui lo sa perché abbiamo parlato tante volte affinché tutto questo che è successo questa sera è successo Domenico, non ci credo, alla pelle d'oca davvero. E speriamo di andare sempre avanti per Piero, per ricordare Piero, perché per me è stato un gran maestro, ma è stato un po' il maestro di tutti, sicuramente di molti studenti, anzi è andato via troppo presto, perché altrimenti ancora c'era tanto da imparare e abbiamo sempre da imparare, questo è sicuro. Speriamo, Piero, grazie perché sei qui, Piero, grazie a tutti voi, grazie. Prima di passare la parola a Bruno Giovanese vorremmo dire due cose. Piero con Bruno hanno fatto diversi lavori, diversi canzoni, però c'era dell'ermetismo nel dare il titolo a una canzone. Ve ne cito una, no? Per esempio, La Vespa Teresa, oppure La Divino Commedia, o La Tarantopera. Poi l'ultimo lavoro è stato quello Il Pullmani Pulite, però è stato fatto in quel periodo dell'inchiesta di Mani Pulite, no? E però non trovavo nessun nesso, non riuscivo a capire. Piero mi guardava e rideva. Poi, dopo averla ascoltata diverse volte, si riferiva ai pullman puliti, capito? Lui ha fatto i pullman pulite, appunto c'era una cosa particolare che non ci doveva proprio pensare. Che cosa vuol dire questo pullman pulite? Non si riferiva al pullman pulite, ma ai pullman puliti, cioè questa parodia. Vorrei invitare Bruno Giovanese. A te, Bruno, non ti concedo né una semi breve né una breve, ti concedo una quintupla che dura un 128esimo. Grazie, buonasera. Mi posso sedere? No, questo fa parte sempre perché io e Piero facevamo anche cabaret, insomma, quindi qualcuno ha detto sì, Piero è una persona divertente, molto divertente. Abbiamo trasformato questo nostro divertimento in musica e molti presenti lo sanno, insomma, no? Abbiamo fatto il calabruso era tutta un'ironia, una satira su noi stessi, sulla vita di tutti i giorni. C'erano brani seri come Piscatori, come Mandali, ma c'era pure, per esempio, poco che mi catti, andiamo in pieno senza latte, che cercavamo di prendere, sì, cercavamo di utilizzare queste cose che nostre, proprio tipiche del dialetto, della canzone popolare, per cercare di espanderla, cioè farla arrivare agli altri. In effetti, come diceva Carlo Mercuri prima, siamo arrivati tra i primi nella prima selezione di Caterpillar, dove siamo stati praticamente, abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni presentando tutto questo tipo di progetto. Con Piero chiaramente molte persone conoscono la parte esterna, io ho apprezzato molto gli interventi di tutti, ma in particolare parte la chitarrista, insomma, no, che si è commossa, però anche di un'altra persona che è l'attuale direttore artistico, che si è commosso, eppure è una persona molto sensibile, che non ha suonato con Piero, perché lui non è un musicista dentro, però molto esperto di certe cose.
Io invece sono commosso perché, però devo come devo dire, sopprimere questa cosa qui, perché sennò non parlerei. Magari prendere la chitarra e fare solo dei brani che abbiamo fatto assieme. Con Piero ci siamo conosciuti nel 75, io ero un cantautore, lui è un po' piccolo di me, e abbiamo cominciato a collaborare, perché lui dice, ma fai delle belle canzoni, quindi facevamo degli arrangiamenti, eccetera. Da lì è partita tutta una ricerca micidiale di suoni, di canti, di intrecci, di note, quindi passavamo 4, 5, 6 ore, qui c'è la sorella, c'è il fratello pure, noi ci chiudevamo soli nel suo piccolo attico, e quindi poi uscivamo con gli occhi così, perché giustamente gli studi erano tanti, tanto che lui una volta dico, Piero, ma io sono preoccupato, io se devo leggere un coso, che ti dico tutti, mi disse, tua musica andando alla testa, sta vedendo, suona e canta su quei cose che faccio. E quindi c'è stata questa grande studi, io mi ricordo gli arrangiamenti, ce l'avevamo tutti nella testa, l'arrangiamento del basso, l'arrangiamento della batteria, specialmente lui poi era mostruoso, aveva una memoria allucinante, e io ne usufruivo pure, perché voglio dire, tante volte gli dovevo ricordare io come erano le cose, però tutti i 10 brani, 15 brani, gli arrangiamenti ce l'avevamo tutti quanti qua, perché all'epoca non c'era la possibilità come oggi della tecnologia di registrare le basi, il basso, poi la batteria, eccetera. Quindi abbiamo addirittura fatto un disco con una tastiera sola, che era un Polymoog, il primo Polymoog, disse Bruno, adesso compriamo questo mostro qui, che se potete sentire i suoni veramente fanno piangere rispetto a quello che era. Quindi noi mangiavamo assieme, tanto che ogni tanto pure la sorella, no, la mamma no veramente, ma la sorella o Mimmo certe volte dice, ma questo qua che fa cercarava di una sera? Quasi che non dormivamo lì su. Quindi dal 75 fino all'84 abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo avuto anche delle grandi soddisfazioni, che poi purtroppo non si sono coronate, ma noi abbiamo fatto un contratto anche con la Durium, siamo stati presi da Giorgio Calabrese, che molti conoscono. Giorgio Calabrese era il paroliere di Aznavour, di Mina, insomma, e lui quando ci ha sentiti è lui che ci ha dato il nome, noi cantavamo in dialetto Calablues, ok, e siamo andati avanti con questa cosa qui. Ma parallelamente facevamo anche del rock progress. Io mi ricordo una volta, i primi tempi, quando abbiamo cominciato a sviluppare queste dinamiche musicali, io disse a Piero, tu devi fare jazz. Lui si girava, guardava e disse, che dicesti? Che devi fare jazz, cioè tu devi espandere. E io mi dissi, pazzo rock progressive con Peppe Platani, che non c'è stasera, però le devo raccontare. E quindi non mi muovo da lì. Dopo qualche anno, io non gli ho parlato più perché si è incazzato come una iena, me lo ricordo ancora. Si girava e mi disse, bro, sai che andavi per giuro, vedi che accattavo un piano nuovo. Perché noi suonavamo, lui aveva un piano a muro nero, i suoi fratelli se lo ricordano, e poi comprò questo piano a coda, un mezzo a coda, era un... Senti che suono, vengo su, lì abbiamo attaccato a suonare, abbiamo fatto di tutto di più. Ora, la cosa importante, appunto, volevo riferirmi anche all'intervento di Staiano, perché noi siamo stati in Marocco insieme al maestro Sgambelluri, tutta la Ionica Ensemble, che è stata un'esperienza stupenda, voluta dall'Associazione Culturale Ionica, e quando Staiano ha detto che era diverso l'area del festival, cioè l'ha espressa come emozione, cioè c'era un vissuto di una sinergia di persone anche competenti, perché ad esempio Staiano è stato uno che all'interno del festival ha puntato sempre a valorizzare la parte, i musicisti calabresi, meridionali, questo lo devo dire, quindi devo darti questo, tra cui ha aiutato anche me, insomma, a aprirmi un varco che non è facile averlo in queste zone, perché generalmente noi siamo sempre colonizzati, è normale, se noi diventiamo minestra, come devo dire, già passate, insomma, troppo cucinato. Quindi Piero, io quando suono queste cose qui mi sono rimaste proprio nella testa, se noi avevamo tutto nella testa, tutte le note, ah, che yes, no, quel. Cioè, quindi c'è stato un lavoro che molti non conoscono,
che alla fine poi io ho elaborato anche per i fatti miei, cioè nel senso che poi le strade si sono divise, io me ne sono andato a Roma, lui si è trasferito da qua, mi disse non è io che andai io quindi io faccio, perché effettivamente e per quanto fosse conosciuto Piero non era apprezzato in questa zona qui, non solo, ma quello che ha detto prima il presidente, se qualcuno gli diceva tu sembri Mozart si incazzava perché era di un'umiltà atroce, ma sapeva quanto valeva. Allora è famosa questa qui, non lo so se è famosa, voi prendevate all'epoca c'erano i Walkman, cioè con la cassettina, tu gli facevi sentire 30 secondi, neanche, 25, e lui era in grado di trovarti tutte le note e tutti gli accordi, all'atto, così, quindi aveva un orecchio assoluto che andava oltre l'assoluto, e questa è una cosa... quando siamo andati in Marocco con la Ionic Ensemble, ecco, mi ricordo la prima sera ci hanno invitati all'arena, l'arena era veramente a Marrakesh, non so se ti ricordo Nino perché c'eri pure tu, quindi siamo entrati dentro questa cosa e mi ricordo proprio la faccia di Piero che camminava e parlava, si vedevano le cicogne lì che stavano lì, questi marocchini con queste trombe lunghe, 5.000 persone tutte accalcate, ma non vestiti come noi, tanto che Piero diceva che se cacco sotto se andano i mutandi sotto, no? Se ti cadono sordo in terra ne hai pigliate, insomma, lasciate stare perché... E quindi lui camminava tutto, capito? E noi stavo morendo dalle risate perché lui camminava in questa maniera. Cioè, quindi qualcuno se lo ricorda, poi io so imitare, fare l'imitazione, quindi lui non voglio esagerare. Bene, eravamo partiti con... tutta la Ionic Ensemble avevamo preparato dei brani con anche classici con i violini, ti ricordi, eccetera eccetera. Queste cose poi voglio raccontare una volta. Bravo, e poi lui finirà, io gli do la parola perché più di questo non posso dire abbastanza. Grazie per lo spazio che mi hai concesso. Quando a un certo punto iniziano a suonare i gruppi Reine. No, non mi rompere le scatole, però. Fammi finire perché c'è qualcuno che vuole sentire. Allora, quando hanno cominciato a suonare questi gruppi, allora c'era il Reina che ancora non si conosceva, era tutta roba di 5 quarti, 7 ottavi, noi ci siamo tutti guardati e Piero faceva. E qua come ci presentiamo che chissà di d'ammazzano, perché erano tutti pezzi un po' su swing, là menavano come delle bestie. Noi dovevamo suonare a Piazza Finale. Piazza Finale era una piazza, il doppio di Piazza San Pietro, dove c'erano almeno 70.000 persone. E prima di noi suonava un gruppo di marocchini. E ci siamo riuniti, c'era anche Tonino, c'era Renato Riccio, che non c'è stasera, mi dispiace perché lui era anche Mimmo Maremmano è stato, diciamo così, il jolly, perché siamo l'unico gruppo che è andato a suonare per il Re dentro questo posto meraviglioso, e loro gli hanno fatto, addirittura sono riusciti a fare pure la tarantella, questo non li voleva lasciare tornare in Italia. Va bene, e quindi abbiamo risolto come? Abbiamo risolto col Calablues, abbiamo dovuto rifare tutto quanto il programma e fare un programma molto ritmico, che non era stato facile farlo per l'orchestra, perché grazie a Piero e grazie anche alla loro, diciamo così, buona volontà e perspicacia, siamo riusciti a montare un qualcosa che sembrava impossibile montarlo, eppure abbiamo fatto le prove e quindi la parte, diciamo così, comica di Piero, quello che è satirica, l'ha espressa molto in questo genere musicale. Qui no, avete visto proprio la parte seria, la parte eccetera eccetera. Ok, io sogno spesso Piero e spesso e volentieri lo sento, lo percepisco, quindi come tutti quelli che, diciamo, hanno avuto a che fare con lui. Vi ringrazio per l'attenzione e restituisco il microfono. Grazie a Bruno. Volevo aggiungere qualcosa riguardo la tournée in Marocco. Noi, era il Festival Mondiale della Gioventù del Jazz e noi abbiamo rappresentato, grazie all'Associazione Culturale Ionica, abbiamo rappresentato l'Italia. E avevamo lavorato tantissimo con Piero per mettere su un programma e volevamo fare Gershwin, un americano a Parigi. Non avevamo partiture, avevamo solo l'LP. E ci vedevamo ogni giorno alle 2 a luglio con quel caldo. Io ricordo che la mamma ci preparava delle bottiglie di ghiaccio per poterci.
E allora che cosa abbiamo fatto? Ascoltando, solo ascoltando, che è un brano abbastanza difficile, lui lo ascoltava e io scrivevo. Lo ascoltava e lo scrivevo. La cosa bella è stata che la parte pianistica la sono ascoltata qualche volta, ma la faceva in un modo eccellente, in un modo eccezionale. Però purtroppo abbiamo dovuto sfasciare questo programma, come ha detto prima Bruno, e un giorno ci siamo ritrovati in camera sua in albergo, dice vedete che facciamo delle prove. E si è ingegnato, perché era geniale pure, no? Dalle cuffiette ha tirato fuori gli altoparlanti, ha fatto dei coni per poter amplificare i suoni e nella sua camera in due giorni abbiamo messo su un programma diverso che avevamo preparato qua da Siderno. E è stato un bel lavoro, un grande successo. Allora, prima di concludere vorrei farvi vedere un altro filmato e poi inviterei anche Salvatore Gullace a esprimere qualche cosa. Stiamo per finire comunque. Dalla trasmissione, è stata la trasmissione di Telespazio, dove ci sono Piero alla tastiera, Giovanni De Sossi al basso, alla batteria Vittorino Naso, e Gigi Giordano alla chitarra. E hanno partecipato a questa trasmissione e noterete appunto l'ironia di Piero come scherzare e vedrete proprio il nome che Piero ha dato al gruppo, così vi renderete conto della genialità di questo personaggio. Grazie di cuore, allargatevi, benissimo autocoreografo, come un vigile urbano delle città newyorkesi si sbraccia in ogni puntata. Siamo arrivati quasi alla fine, ma abbiamo quei personaggi particolari legati alla musica, Gigi Giordano e Piero Cusato. Ce l'abbiamo qua, li chiamiamo con un bello stacco, facciamo entrare, eccoli qui. Grande puntata di Capodanno, c'è un traffico nel dietro le quinte come la tangenziale est di Milano, pazzesco. Eccolo qua, Piero Cusato e Gigi Giordano, vieni qua Gigi, vieni qua un attimo, diamo voce. Senti, in questo momento vogliamo sapere un po' di quello che state combinando, so che siete un CD. Sì, ci hanno pubblicato un CD, a me, a Piero, una cosa molto bella, una cosa che abbiamo fatto gli ultimi 15 anni, penso. Qui sono il piano, io non ho una chitarra. Come vedete sono messi bene a livello cerebrale, sì. Sono matti come noi, per questo li abbiamo invitati, oltre per la caratura tecnica musicale. Allora, grazie. Sì. Io volevo dire una cosa, questa sera siamo accompagnati da un grande gruppo, signore e signori, il gruppo Sanguigno. Il gruppo Sanguigno è meraviglioso, questa non ho mai sentito. Giovanni De Sossi alla chitarra con quattro corde e Vittorino Naso ai tamburi. Benissimo, grazie a Piero Cusato. Allora, siamo pronti, cosa ci fate sentire? In questo disco ci sono tante cover, molto particolari, a dire il vero, sono brani degli anni 60, 70, arrangiati egregiamente da Piero, versioni in stile jazzistico, come solo lui sa fare. Però c'è anche un brano inedito, un brano nostro che si chiama E lui suona il piano. Ah, e noi vorremmo farvi sentire questa cosa. Va bene, allora eccoli qua, sono per noi Gigi Giordano e Piero Cusato, il gruppo Sanguigno. Sì, mi sistema. Ah, il microfono ce l'hai qua, lo fasemi, dai. Metto qui, metto qua, perfetto, balletto, tutto in diretta, signori. Siamo pronti per sentire questi magnifici musicisti. Ecco qua, abbiamo sistemato, perfetto, la testa è quella giusta. Fanno sempre così loro, eh? Fanno sempre così, sì, Mimmo? Sono dei casinari. Non avevo capito, ma ci fa piacere, ma dietro le quinte hanno messo anche buon umore. Ma altrimenti, Domenico, non potrebbero far parte di un gruppo come il nostro? Beh, di umori? Tanto siamo in diretta. Uno sgabello per Piero, non è? Uno sgabello per Piero, tra poco entrerà uno sgabello per Piero, giuro. Allora, parte adesso il gruppo Sanguigno. Andiamo a controllare i globuli rossi nel dietro le quinte. Sì. Va bene, grazie, molto gentile. Ci vediamo dopo. Meraviglioso. Meraviglioso, perfetto, tutto in diretta. Gigi Giordano. Thank you.
Lei mi ha detto aspettami qui, che ritorno tra poco. Tu intanto cominci a suonare, a fare casino. E non ho capito cosa mai voleva dire, col suo sguardo assassino. No, non ho capito cosa mai voleva fare, col suo fare da cretino. E intanto è già un secolo che sto suonando da solo. Mi ha mollato anche Stefania, fidanzata in Germania. E io continuo a bere tequila in un caffè di Raffaello. Ed aspetto che torni Maria, che sta su a Cinisella. E mi sento esaurito, sono a pezzi, ma non riesco a dormire. Penso a Maria, alle sue tette, e mi sento morire. Ed il sole m'ammoscia, con la milza un pallone, e continuo a cantare come un pirla, mentre lui, mi sono anziano. Spero che vi sia piaciuto il brano. E dal gruppo Sanguigno adesso io inviterei il Salvatore Gullace a fare un piccolo intervento chirurgico. Poi cederemo la parola al Presidente per concludere la serata.
Grazie a tutti voi per il vostro intervento, grazie. Buonasera. Tonino, tu chiedi una cosa difficilissima, cioè la quintupla, con Piero non si può parlare di queste cose, nel senso che ci vorrebbero settimane neanche per, almeno per quanto mi riguarda. Io sono cresciuto con Piero, cresciuto nel senso che l'ho conosciuto nel 1980. Io sono nato qui, ma sono cresciuto a Torino, ho studiato a Torino al conservatorio, sono chitarrista e ho conosciuto Piero grazie a Renato Ricci. Esisteva poi più avanti, da lì da qualche anno, chiaramente già la Ionic Ensemble. E io poi non ho visto Piero per qualche anno, 3-4 anni circa. L'ho rincontrato a casa sua, non ricordo se quel giorno c'era anche Mimmo, forse sì. E io ero timoroso, avevo timore di Piero. E lui mi disse, ma guarda che io e te ci siamo già conosciuti, perché stai così, insomma, un po' imbarazzato? Vedi che lì c'è una chitarra e comincia a suonare. Ed eravamo lì, io, Renato, e c'era anche altra gente, e era anche quel periodo dove costruivamo, ti ricordi Tonino, le librerie con i tubi innocenti e compagnie belle. E che casa di Piero, in quell'attico in cui nominava Bruno, era un porto di mare, tutti i musicisti passavano da lì e lui ascoltava tutti, lui stava con tutti. Io non so più dove agganciarmi, anzi mi aggancio al tour del Marocco, dove, se ricordate, l'anno prima il buon Bruno Gelonesi si è rotto il braccio, mi pare, o qualcosa del genere, e bisognava andare in Grecia. Io arrivai da Torino, se non sbaglio, 4 giorni prima della partenza per la Grecia. Lui, poverino, doveva suonare la batteria in quel tour. Non c'era un batterista. Piero mi disse, ora ti stipo le parti, apposta per te, tu mo te le impari, suoni la batteria e partiamo per la Grecia. Mi dico, Piero, ma tu ciocchi, tu non ci stai. Mi disse, no, non ti preoccupare, ci sono io. E così è stato, siamo partiti per la Grecia, siamo andati, abbiamo fatto questo tour, ci siamo divertiti un sacco perché Piero era comico, era serio, era un maestro, era tutto quello che di più non si può dire, ma anche nella sua comicità era comunque sempre serio, lucido in ogni cosa che faceva, come avete visto poco fa in questo video. Di esperienze ce ne sono tante. Io, ascoltando anche Sambando, io ho seguito tutte le incisioni di Piero. Tutti i lavori MIDI file sono nati con un Atari, il primo Atari computer, il 1040, dove funzionava semplicemente con dei floppy disk da 3,5. E funzionava con un programma che si chiamava il Creator e aveva una cartuccia rettangolare, particolare, che veniva inserita in questo computer, ma lui faceva l'ira di Dio. Quando uscì il 4T, sempre dell'Atari, sembrava che fosse chissà quale miracolo, tanto che mi invitò a comprare prima il 1040, poi con il 4G, cioè il 4T, che poi aveva come capienza 4 mega, il massimo dell'apoteosi. Ma lì facevamo tutto. Io ho seguito il primo disco dopo il Calabrus, chiaramente il primo Calabrus fatto con Peppe e Bruno, c'è stato il seguito poi del Calabrus 2, ma dopo. Prima di questo c'è stato Anassagora, il primo lavoro in MIDI di Piero. Io l'ho seguito tutto, dall'inizio alla fine, e così come il secondo, Icona Niconica.
Icona Iconica nasce invece a Cosenza. Voi dovete sapere che Piero i primi tempi lavorava da Alfredo De Luca, lavorava nel senso che era proprio il supporto tecnologico per la vendita delle tastiere, dei pianoforti. Lì nasce lo studio di registrazione, il CPM di Piero. Ricordo che abbiamo montato questo studio, è arrivato tutto il materiale possibile e immaginabile, noi passavamo le notti. Io ho vissuto con Piero, io e mia moglie, lui è la prima moglie, per 3 anni consecutivi in Piazza Zumpini a Cosenza, dove già penso che qualcuno si ricorda dove abitava, perlomeno gli amici di Cosenza. E si andava al centro radio televisivo dalla buonanima di Franco Paese, da Cesare Pitto, da Loredana Farina, da tutte queste persone che lo hanno conosciuto, lo hanno seguito e come dire, dove lo hanno anche accerchiato di tanto affetto, non solo personale, ma anche in tutto quello che faceva. Lui qualunque cosa toccasse, come si suol dire, diventava poi oro. Iniziative, progetti, programmi, tutto quello che era possibile fare. Quindi vi voglio dire anche un'altra cosa: lui in quel periodo ancora non si era laureato in antropologia, lui non studiava mai. Cosa voglio dire? Voglio dire che lui non aveva tempo di studiare, perché noi rimanevamo in studio per incidere i suoi brani, dove lui, questi soli che voi avete ascoltato, non è che erano studiati, come diceva sia Rosa Marturano, i suoi soli nascevano e duravano minuti e non venivano mai corretti, perché andava bene tutto, veniva memorizzato tutto lì e non c'è una sola nota scritta di queste cose, come diceva. L'unica cosa che forse ha scritto era appunto Noemi, dedicata alla figlia di Renato quando è nato. Dicevo, non studiava mai, ma perché in realtà lui, quando io vivevo con lui si chiudeva in bagno, questa piccola parentesi segreta, si chiudeva in bagno, prendeva il suo malloppo di appunti che aveva, usciva dopo mezz'ora, il giorno dopo andava a fare esame, trentellone, lui ha studiato in bagno. E questo vi dimostra praticamente la sua memoria, la sua genialità, il suo vivere quotidiano, e trovavamo il tempo per andare anche a ridere, scherzare, fare gite al di fuori di Cosenza, tanti viaggi, tante cose. Io non so, vorrei raccontarvi tantissime cose di Piero, ma il tempo purtroppo è quello che è. L'abbiamo spremuto al massimo questo limone. L'unica cosa che mi piace solo dirvi è che io sono nei Quarti Aumentata, sono uno dei fondatori dei Quarti Aumentata, e abbiamo con Piero vissuto gli ultimi concerti, cioè l'ultimo tour fatto nell'estate del 2010, Piero l'ha fatto con noi. E purtroppo non ha fatto gli ultimi 2 concerti, in quanto doveva prendere casa a Bologna la moglie e non li ha fatti. Al nostro ritorno, praticamente io apprendo da Tonino Scambelluri subito dopo la limina che Piero era venuto a mancare. E noi come Quarto Aumentata abbiamo voluto dedicare un vinile di quel live 2010 a Piero Cusato. E doveva uscire, ripeto, 2 anni fa, poi causa Covid, causa tutto il sistema che è andato in blocco, non è potuto venire fuori, uscirà da qui a breve. E felice di aver fatto questo lavoro, spero che venga presentato al più presto e lì potrete ascoltare nuovamente le note di Piero. Grazie di tutto, grazie Piero. Grazie Salvatore. Volevo dire, è stato nominato questa volta Renato Riccio, che purtroppo, mi deve perdonare, mi aveva detto di
scusarlo perché aveva un impegno improrogabile per stare, altrimenti sarebbe stato qua tra noi. Allora vi ringrazio ancora e bellissima serata che abbiamo trascorso insieme, e ripasso la parola a Cosimo. Grazie mille. Beh, provate ad immaginare questo spazio riempito di gente come questa sera, e su questo palco gente che suona, e che suona sulle emozioni che ci ha lasciato Piero. Provate ad immaginarlo, non ci vuole parecchio. Quindi questo è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo. Cosa riusciremo a fare, come riusciremo ad organizzare, in quali tempi, in quali modi, non ci manca la fantasia. Penso che ognuno di noi abbia in testa qualcosa, beh, proviamo a confrontarci e proviamo a realizzarla. L'eredità che abbiamo è un'eredità importante, tocca a noi valorizzarla, prima per noi e poi per chi verrà dopo di noi. Vi voglio ricordare che qua nello stesso giardino, il 27 di luglio inizierà la nostra manifestazione tipica ormai, 7 libri per 7 sere, quindi vi aspettiamo numerosi dal 7 al 27 di luglio al 2 di agosto. I titoli che sono in cartellone questa manifestazione sono titoli, diciamo, non dico più importanti di quelli degli anni passati, ma sicuramente, diciamo, più impreganti. Quindi che devo dirvi? Grazie per aver partecipato e arrivederci al 27 di agosto, e con l'anno entrante arrivederci nuovamente qua a parlare di jazz. 27 luglio, grazie. Dimmi. Avvicinati. Ma sei tu, Tonino, è tuo, questo è tuo. Stavamo dimenticando la cosa più importante. Vogliamo lanciare un concorso di composizione jazz dedicato a Piero. Tanti anni fa avevo fatto la proposta quando c'era l'amministrazione Ritorto, e lui aveva accolto benissimo. Avevo fatto il progetto, avevo fatto il bando, e c'era il patrocinio del Conservatore di Vipo, però poi purtroppo è caduto il governo e è venuto il commissario che mi ha sempre promesso, però non ha mai mantenuto. Poi i termini sono scaduti e ho annullato il progetto. Io chiedevo al comune 2.000 euro e non è stato fatto. Da qua adesso parte di nuovo, vediamo se riusciamo a fare questo concorso di composizione jazz dedicato a Piero Cusato. Qua si ferma. Grazie. Aprile. Com'è? Il periodo che vogliamo farlo. No, stavo dicendo prima e ripeto, le persone che sono qua convenute questa sera avranno modo di rivedersi, avranno modo di approfondire, avranno modo di organizzare. Questa era l'idea del concorso, ma non è necessariamente un concorso, ecco, per questo non l'avevo detto prima. Va bene, allora ci rivediamo allora il 27 di luglio qua alle 21.30. Di nuovo, buona serata a tutti, arrivederci.